Ciao a tutti, io sono Claudio, lei è Elisabetta e vi leggiamo L'amico del piccolo tirannosauro. C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché se li era mangiati tutti. Cercava di trattenersi con tutte le sue forze, eppure tutte le volte capitava la stessa cosa. Il piccolo tirannosauro, quando incontrava qualcuno che trovava simpatico, si sedeva vicino a lui e chiacchierava allegramente. Dopo poco tempo, però, incominciava a sentire una leggera fame che gli solleticava lo stomaco. Allora guardava con discrezione a destra e a sinistra per vedere se per caso trovava uno o due formiche da sgranocchiare. La fame cresceva velocissima, ma dato che il piccolo tirannosauro trovava il suo nuovo amico davvero simpatico, per distrarsi gli proponeva di andare a giocare con lui da qualche parte. E improvvisamente la catastrofe! Il piccolo tirannosauro si gettava addosso al nuovo amico e se lo pappava in un boccone. Scusa, scusa! Diceva il piccolo tirannosauro, ma ovviamente era troppo tardi. Un mattino, dopo che si era mangiato il suo ultimo nuovo amico, il piccolo tirannosauro si ritrovò solo nell'immensa foresta. Capì che non avrebbe mai più avuto un amico. Si sentì preso da una tristezza inconsolabile e si mise a piangere. Capì anche che presto avrebbe avuto di nuovo molta fame e pianse ancora più forte. Fu allora che qualcuno si avvicinò. Questo qualcuno si chiamava Mollo e veniva da un'altra foresta. Vattene! Gridò il piccolo tirannosauro. Vattene, altrimenti ti mangerò! Mollo non si mosse. Non preoccuparti, disse. Ho il potere di rendermi immangiabile. Devo solo ripetermi nella testa una formula magica e subito prendo un sapore orribile. E l'hai già pronunciata questa formula? Chiese il piccolo tirannosauro. L'ho appena fatto, rispose Mollo. Rassicurato, il piccolo tirannosauro gli raccontò tutta la sua storia. Ascolta, disse Mollo. Io ho molta voglia di essere tuo amico e sono sicuro che sia possibile. Per prima cosa, però, bisogna farti mangiare. Ti preparerò una torta, sai, sono un eccellente pasticcere. Mentre ripeteva mentalmente la formula, Mollo aprì la sua valigia cuscina e preparò in tutta fretta una torta molto grande e buonissima. Tagliò una piccola fetta per sé e il resto lo offrì al piccolo tirannosauro. Vedi? Disse. Non ti è venuta la tentazione di mangiarmi mentre cucinavo la torta. Domani proviamo qualcosa di più difficile. Ti prometto che nel giro di 3 giorni saremo amici per la vita. Arrivò l'ora di andare a letto e si salutarono. Mollo passò la notte in un nascondiglio sicuro perché non era capace di pronunciare la sua formula mentre dormiva. Il giorno dopo, Mollo preparò un'altra torta e la mise a cuocere. Poi disse: bisogna che ti alleni a non mangiarmi. Cominciamo subito. Non ho ancora pronunciato la mia formula. Il piccolo tirannosauro guardò la torta e trovò che ci metteva un sacco di tempo a cuocere. Allora si gettò su Mollo e lo ingoiò tutto intero. Siccome però aveva un gusto davvero spaventoso, lo risputò immediatamente. Uff! Disse Mollo. Ho fatto appena in tempo a recitare la mia formula. Che spavento! Il piccolo tirannosauro era proprio felice che la formula avesse funzionato, ma allo stesso tempo si vergognava da morire e si sentiva molto triste. Non preoccuparti, disse Mollo. Ho fiducia. Stai facendo progressi e nel giro di 2 giorni saremo amici per la vita. Quando si salutarono, il piccolo tirannosauro gli chiese: perché non ti ripeti continuamente la tua formula? Così saresti sicuro di non essere mangiato. Perché quando non sono in pericolo, rispose Mollo, preferisco avere un buon sapore. Il giorno successivo,
Mollo disse al piccolo tirannosauro che quella volta la torta doveva cuocere un po' più a lungo. Gli disse anche che non aveva intenzione di pronunciare la formula. Il piccolo tirannosauro si gettò a terra piangendo. Voglio mangiarti, voglio mangiarti, voglio mangiarti! Urlò, ma non lo mangiò perché la torta fu pronta appena in tempo. Vedrai, disse Mollo. Dobbiamo fare un'ultima cosa e domani saremo amici per la vita. Il giorno dopo, Mollo aveva un'aria strana e una zampa ingessata. Mi sono rotto la zampa, disse. È seccante, aggiunse. Perché non potrò cucinare la torta e tu avrai fame, molta fame. E poi ho deciso che non voglio più pronunciare la mia formula. Quindi, se vuoi, puoi mangiarmi. Fallo pure, mangiami. Il piccolo tirannosauro rispose. Credo che preparerò una torta. Puoi spiegarmi la ricetta? Fu così che il piccolo tirannosauro cucinò la prima torta della sua vita e riuscì a non mangiare il suo amico. Quando la torta fu cotta, Mollo tolse la zampa dal gesso. In verità, non me la sono mai rotta, disse. Sei arrabbiato perché ti ho mentito? Il piccolo tirannosauro non era arrabbiato, era fiero e felice e per la prima volta aveva un amico per tutta la vita.